Sto iniziando ad amare questo anime. Il modo con cui insulta la mia intelligenza è davvero peculiare. Prima cerca di avere una logica e poi mi sbatte in faccia la più oscena ma fantasmagorica combinazione di tette e culi che abbia mai visto. Persino se Rancagua sembra intelligente rispetto a questo aborto. No, dai, scherzo, sono entrambi degli aborti sotto forma di anime. Ma torniamo alla nostra apocalisse zombie. Episodio 5. Stavolta la prima scena che ci becchiamo in aeroporto, dove due piloti sono praticamente incaricati di portare via i civili che non sono stati infettati. Il problema è che ci sono degli zombie sulla pista e così a liberarsi di loro viene un'attrice sexy e non nel senso che è una bomba sexy che si fa di canne, ma nel senso che spara con il fucile da precisione. La donna ammazza tutti gli zombie, tra cui uno che si stava mettendo a posto gli occhiali da vista. Non so se dovrei prenderla ironicamente oppure no, ma guarda, neanche giù di quella scena, non ci voglio neanche provare. La triatrice gnocca è una maggiorata e lo show non ha intenzione di nascondercelo. Anzi, è letteralmente la seconda cosa che sappiamo di lei. È un cecchino e ha le tette grandi. Non ci delude mai, vero, High School? Salta fuori che questa signora è amica di Shizuka. No, non lo dice, ma si capisce. Il che è sorprendente. Non che lei abbia un'amica, ma che Shizuka possa avere degli amici. Torniamo nello Shido Bus, dove Shizuka attende la fine della coda. Il nostro gamberetto disidratato di nome Shido continua a fare quei suoi sermoni con quella sua cazzo di faccia da stupratore seriale. Ma avevamo già constatato che era un tipo psicopatico, quindi va bene tutto. Takagi sveglia Rano e i due si fanno due pippe mentali sugli zombie. E ancora una volta ci becchiamo l'infallibile logica del genio. Io ho bisogno di criticare le sue idee. Questa tentazione è più forte della fame stessa. Ma andiamo a piccoli passi, ok? Con lei è come un dungeon. Poco alla volta le sue teorie si fanno sempre più complicate e bisogna imparare a contraddirle con classe, un po' di sana logica ed un pizzico di fantasia. Dunque, lei giustamente sostiene che la gente non può essere evacuata tutta ad un pezzo e che i posti di blocco e le leggi su chi fare passare diventeranno sempre più rigidi, cosa vera e giusta. Al che Irano sostiene che il modo per riuscire a sopravvivere all'epidemia sarebbe quello di isolarsi, se non si può scappare, ovviamente. Ma lei lo contraddice dicendo che così, fondamentalmente, potrebbero nascere delle confraternite. Insomma, piccole comunità come quelle di Shido. Irano la elogia, dicendo che è molto intelligente. Non vedete il problema qui? Takagi fa tutto questo ragionamento, ma non arriva ad una conclusione. Semplicemente dimostra che passare attraverso l'esercito sarà quasi impossibile e vivere isolati è una follia. Basta, non dà soluzioni. Anzi, la sua intera logica coincide con la stessa di un tipico sopravvissuto di Left 4 Dead. Non scappare, non nasconderti e uccidi gli zombie finché puoi. A me non sembra tanto da geni, se non mi dispiace, ovviamente. E poi non sempre creare piccole comunità vuol dire creare delle sette. Insomma, Takagi, davvero non capisci che quella squadra di cui fai parte è tecnicamente una piccola comunità? Non è così diversa da quella di Shido. Differenza sta nel capo. Voi avete il maschio alfa, loro hanno il nevrotico alfa. Nulla di che, sul serio. Finalmente torniamo da Takashi e Rei, e i due si imbattono in una rivolta di pazzi che, dal momento che ci sono gli zombie, hanno deciso di far scatenare l'anarchia. Dov'è Takagi con le sue teorie del cazzo in momenti come questo? Vabbè, Takashi e Rei sfuggono dai pazzi, ma non prendono la strada del ponte perché è piena di poveretti che vogliono fuggire. Ci becchiamo, dunque, una piccola banda di studentelli da quattro schiaffi che hanno ben deciso di mandare a fare in culo la legge. Vengono sparati in acqua dalla polizia. Sicuramente sono morti. O almeno lo spero. Torniamo nel bus, dove la piccola squadra pensa di andarsene per incontrare Takashi e Rei. Già salta fuori che Takagi è gelosa di Mitsui da Keiichi perché quest'ultima vuole incontrare Takashi. Ok? Di nuovo, abbiamo capito che tutte queste fregne in questo show vogliono il cartone del maschio alfa, ma porca di quella mortadella, non si può tentare di esplicitarlo di meno. Irano dice di avere una madre che è nel reparto della moda, che è a Parigi, e suo padre è un gioielliere, e Takagi lo chiama cliché. Levati dai coglioni, Troia. Tu, Takagi, tu sei la regina dei cliché. Tu, insieme a quella banda deficiente di cui ti sei circondata, da Takashi a quell'infermiera dalle tette titaniche, siete tutti dei cliché. Non hai neanche il diritto di dire che quel Cotirano, poveretto, lui è un cliché a sua volta. Sei ipocrita, dannazione. Che show di merda, seriamente. I nostri eroi decidono di andarsene e Shido lo accetta, ma vuole tenersi in infermiera e... Ma che cazzo sta facendo con la lingua? Minchia, sei fuori di testa. Vuole i meloni tutti per sé. Irano si imbestialisce e minaccia di far fuori Shido e la sua banda di zucche piene di elio. Alla fine, la squadra scappa. Finalmente, dopo tanto tempo e tanta fatica, la squadra si riunisce e ci becchiamo 5 scene assolutamente straordinarie. Shizuka inciampa e cade su Takagi, dimostrando ancora una volta di essere più inutile di una logica in questo show. Poi abbiamo Rei, che fa un salto di 3 metri dalla moto e spacca i culi agli zombie. Poi, ancora, Takashi lancia la revolver a Rano e quest'ultimo spara i proiettili in uno slow motion da durello. Vediamo poi Takashi e Deyoshi Toyotomi che fanno una mossa di squadra. D'un tratto quella donna diventa aerodinamica ed inizia a ruotare in cielo, digievolvendosi in helicopter Toyotomi. Ma la ciliegina sulla torta è il momento in cui il piccione ha catturato non una, non due, ma ben 3 fave con un solo motore. Rei incontra Shizuka ed hanno un momento affettuoso privo di contesto. Cos'è?
Ray frequenta spesso i medici? Ah, beh, sì, per il suo cervello. Ok, ci sta. In fondo Ray è una deficiente e ha bisogno di farsi curare. Guardate, quella donna lì ha tutta la mia comprensione. Shizuka propone alla squadra di passare la notte nella casa della sua amica e ci becchiamo questa... non so come definirla. Non proprio, non lo so. Posso solo dire quello che penso vedendo quella deficiente in grembiule. Io penso che si debba sparare, ma prima di tutto si deve mettere del nastro adesivo sulla bocca, perché cazzo, ha una voce davvero fastidiosa. Mi sembra una via di mezzo tra il muggito di una mucca e il belato di una pecora. E alla fine ci dobbiamo anche beccare la scena dove Takashi se la porta in moto. Insomma, il carotone conclude la giornata cuocando con tutte le signore della squadra. Episodio 6. L'episodio che si è talmente avvicinato all'hentai che gli sarebbe bastato mostrare quel pochino di più e avremmo fatto tutti festa. Ma non dilunghiamoci e parliamo dell'apertura. Le donne fanno il bagno. Le donne si lavano. Le donne si bagnano in maniera erotica. Non sono stato chiaro? Guardate voi stessi e comprenderete. Questa scena è il tutto e il niente allo stesso tempo. Non so come altro definirla. È un po' come un'esperienza di trance. È un momento dove la mente è avvolta da un sentimento oceanico. Tutte queste tette, tutti questi culi, riempiono lo schermo, ma in vero non hanno nessun cazzo di senso. Ah no, il senso c'è. Basta guardarsi in mezzo alle gambe e quello si farà trovare. Ma torniamo ai nostri due maschietti, ok? Alfa e Beta scoprono la riserva di armi dell'amica tiratrice di Shizuka e scopriamo che Hirano ha imparato a usare le armi quando era negli Stati Uniti. Avrei da ridire, mi sa che è stato Alucard a insegnarti come sparare. Montano le armi e Takashi si chiede che razza di lavoro faccia l'amica di Shizuka per potersi permettere delle simili armi. E poi, giustamente, si chiede: ma non è illegale tenerle? E Kota ci illumina su una delle leggi più stupide che abbia mai sentito in vita mia. Non è illegale comprare singoli pezzi, ma è illegale montarli. Accidenti. Adoro sapere la logica di questo paese. Ma comunque, loro vedono con il binocolo quello che sta succedendo sul ponte e fanno un riferimento ai film. Ma dai! Pensavo che avessero perso questa brutta mania di fare dei riferimenti ai film. Beh, almeno Kotirano si degna di dirci quale film gli ricorda. Apocalypse Now. Chissà perché, ma non sono sorpreso. Scoppiano delle proteste guidate da un'ondata di... non lo so, gente che crede che l'epidemia sia opera del governo. Questi... proletari, immagino, hanno avuto il tempo di preparare un volantino distribuibile in 2 giorni in mezzo all'apocalisse zombie. Dio mio, quanto adoro quest'anime. Mi sta facendo bollire il cervello. Praticamente questi tipi dicono che il governo ha usato delle armi batteriologiche per causare la pandemia. Takashi sostiene che non è possibile dal momento che l'epidemia non ha nessuna spiegazione scientifica. A questo punto vorrei riproporre la mia teoria del monaco zoppo, se non mi dispiace. Il capo della protesta viene ammazzato da un poliziotto, che ritengo essere il padre di Rei, ma non ne sono sicuro. O forse sì. Boh, non lo so. Ok, dai, basta parlare di politica. Parliamo di tette. Shizuka è ubriaca? Non lo so, ma credo di sì. Mira il carotone di Takashi, ma lui resiste. Ipocrita. E la feroce pantera guanta Kota e lo paralizza con un bacio sulle labbra. Takashi porta via quell'infermiera inutile e poi incontra Rei. E anche lei è ubriaca. Ok, un momento di pausa. Devo dire una cosa. Quella faccia che fa Rei, quella faccia che mostra Rei, non è semplicemente odiosa. Ha un qualcosa di... non so, è una faccia da schiaffi. Non sono misogino. Lo show è misogino. Io sono una vittima per lo più. Va bene? Ok. Takashi mette a letto Shizuka e incontra Munenori Yagyo con il grembiulino sexy. Quella che porta la gonna lunga è la più porca di tutte. Io lo sapevo. È stata efficiente, dice che le donne, qualche volta, hanno bisogno di mostrarsi indifese. Forse. Ma sicuramente in questa serie il bisogno primario è quello di mostrarsi idiote. Takashi parla con Rei, parlano di Isashi ancora. Allora le cose sono due: o l'autore si stava vergognando di averlo lasciato morire, oppure sta cercando di infilare in questo show un elemento di trama che, seriamente, considerato quello che ho visto finora, risulta leggermente ingombrante. Comunque, i due litigano e poi si baciano. Sochmel? Ma qui bisogna frenare queste due bestie in calore. Allora, non voglio essere crudele con questi episodi e quindi sarò brutalmente onesto: uno strazio per orecchie e per il cervello, ma non per gli occhi e per il pisello, ok? Bene, detto questo, vado a prepararmi un cappio perché ho paura di quello che accadrà nei prossimi episodi.